Questa, nota come Casa del Menandro, apparteneva a Quinto Poppeo Sabino. Il proprietario doveva davvero essere molto ricco, come dimostra un meraviglioso servizio di argenteria, 118 pezzi per circa 24 kg, che fu trovato insieme a numerose monete preziose nei sotterranei della casa. Delizioso è il tempietto dei Lari, le divinità protettrici del focolare, mentre tutte le stanze erano decorate con splendidi affreschi. Questa è la nicchia dove è raffigurato Menandro, il poeta greco della Commedia Nuova, vissuto ad Atene alla fine del IV secolo a.C. Un'altra abside ci mostra Teone trasformato in cervo e sbranato dai suoi stessi cani per aver spiato Diana nuda al bagno. Qui invece ammiriamo un incontro d'amore fra un satiro e una menade, mentre in questa sala spiccano affreschi del IV stile. Nella stessa sala sono conservati gli scheletri delle persone che erano tornate in casa per recuperare i loro beni, mentre, in un altro ambiente, furono ritrovati i corpi dell'amministratore della casa e di una bimba, vicino ad una borsa di monete d'oro. In questa dimora non mancavano le comodità, compreso un complesso termale privato, riccamente decorato. Nell'atrio troviamo una prima vasca circondata da 8 colonne. Si passa poi in un calidarium decorato con un bellissimo mosaico sul pavimento che mostra uno schiavo che porta unguenti al padrone e una scena marina.